Le anticipazioni del TG Veneto News ben ritrovati. In apertura ancora i contagi perché c'è stata una nuova impennata nella notte, 144 i positivi, in particolare nella provincia di Treviso. E poi la situazione in Val Comelico, dove tre sindaci hanno recepito le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulsuno, Belluno, Dolomiti e hanno di fatto istituito una sorta di, tra virgolette, zona rossa nei loro comuni dopo una settantina di casi. Quindi un unico grande focolaio che comprende questi tre comuni, mascherine obbligatorie per tutti i residenti anche all'aperto, anche di giorno, anche quando non siamo di fronte a una situazione di assembramento. E poi i locali chiusi tornano ad essere chiusi a partire dalle 22 della sera. E poi l'altro grande focolaio ancora in un centro immigrati, in un'ex caserma, dopo il caso della caserma Serena che ha riempito le cronache insomma dell'estate, un'altra ex caserma, la Zanussa Oderzo, sempre in provincia di Treviso, 61 i profughi positivi, tutto è partito da un focolaio con 5 positivi e uno straniero ricoverato anche nel reparto di malattie infettive. E poi faremo un viaggio all'interno di uno degli ospedali, dei reparti sotto stress anche in queste settimane, la pneumologia di un ospedale veneto. E poi una ampia pagina di cronaca, vedremo anche le immagini che hanno fatto il giro insomma, del web in questa giornata, una folle corsa di un ragazzo in monopattino che sfreccia senza casco di sera tra le auto a 80-90 km all'ora, i monopattini dovrebbero andare al massimo a 25 km l'ora. E poi parleremo anche di una vicenda tutta mestrina, 40 anni fa rubò lo stipendio, 400.000 lire dell'epoca a un collega di lavoro dopo 40 anni probabilmente di rimorsi, un amico, un ex amico ha riconsegnato in forma anonima questi 200 euro equivalenti, insomma, dice lui, a quello che aveva rubato all'amico 40 anni fa. Questo e tanto altro tra pochissimo, adesso linea alla regia, lo stacco e poi la sigla e i titoli. A tra poco. GNC Service, assistenza elettronica e meccanica per macchine e utensili a controllo numerico Fagor, Fanuc, Mitsubishi, Siemens, Heidenheim, Castel Gomberto, Vicenza. Mascherine obbligatorie in tre comuni e locali chiusi dalle 22 nel bellunese. Scatta una zona rossa in Comelico. 70 i cittadini positivi. Sono 61 i migranti positivi all'ex caserma Zanusso di Oderzo nel Trevigiano. Quarantena obbligatoria per tutti all'interno della struttura, sorvegliata a vista dalle forze dell'ordine. La stagione invernale non parte sul Nevegal, ritardi, burocrazia tengono chiusi gli impianti. Nella notte blitz contro il sindaco, cartelli e striscioni con offese al primo cittadino. In monopattino senza casco a 90 km orari, il giovane sfreccia tra le auto nelle strade del Veronese. Il video finito nella rete diventa virale. 40 anni fa rubò lo stipendio all'amico, un ladro pentito ha fatto recapitare una busta con dentro 200 euro, il corrispondente della cifra sottratta a suo tempo. Sabato prevista una maxi marea a Venezia, attesi 140 centimetri, le dighe del Mose pronte ad entrare in funzione per la prima volta. Dopo 7 mesi, primo giorno in fiera a Verona per Marmomac Restart. Poche le presenze, operatori stranieri collegati via telematica.
TG Veneto News, ben ritrovati. Lo avete sentito anche dai titoli. Un nuovo balzo di contagi nella notte per quanto riguarda il Covid. Sono 144 i nuovi casi, c'è anche un decesso. Questo rispetto all'ultimo bollettino, cioè quello delle 17 di ieri sera. La provincia più colpita, Treviso, con 42 positivi e poi Verona 33 e Vicenza 26. Sale a 3.732 il numero dei veneti positivi. Le vittime salgono a 2.178. Per quanto riguarda le terapie intensive, 26 i pazienti ricoverati, 21 positivi e gli isolamenti in Veneto, le persone in quarantena stanno sfiorando le 10.000, sono per la precisione 9.537. E poi c'è il caso, quella che è la prima, tra virgolette, zona rossa che viene istituita in Veneto dopo il lockdown. Siamo nel Bellunese, nella Val Comelico, con tre sindaci, Santo Stefano, San Pietro e Comelico Superiore, che hanno accolto quanto aveva suggerito l'ULS 1 Dolomiti Belluno, e cioè l'obbligo delle mascherine sempre anche all'aperto e i locali chiusi a partire dalle 22 di sera. Sentiamo. Il Comelico si blinda per combattere il coronavirus. Dopo l'espandersi del focolaio a San Pietro, a Santo Stefano di Cadore e a Comelico Superiore, su proposta dell'ULS 1 Dolomiti, i sindaci dei tre comuni hanno firmato un'ordinanza che prevede alcune misure restrittive in aggiunta alle indicazioni nazionali e regionali già in vigore. Agli abitanti del Comelico è fatto obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, eccezion fatta per i bambini sotto ai 6 anni e per chi svolge attività sportiva. Misure anche per locali e bar che dovranno chiudere tassativamente entro le 22. A Santo Stefano al momento si registrano 24 positivi, a Comelico Superiore 12, mentre a San Pietro di Cadore i casi di positività sono 34. La situazione è degna di attenzione, non è sicuramente un'emergenza, in quanto comunque sembra che si sia limitato a un bacino ristretto di persone. C'è qualche elemento positivo anche al di fuori di questo bacino, perché avendo controllato in maniera, diciamo, trasversale tutta la popolazione, o comunque una grossa fetta della popolazione di domenica, è emerso qualche altra positività. Bisogna comunque osservare un comportamento giusto, mantenendo le mascherine, portando le mascherine sempre, e limitare l'assembramento e comunque limitare il contatto tra le persone, e in questa maniera riuscire a diminuire il numero dei contagi. Da Venezia il presidente Zaia esulta in seguito alla notizia della validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico dei tamponi rapidi nelle scuole. Avremo minori tempi e complicazioni per strutture sanitarie e cittadini, commenta il governatore, perché tampone rapido vuol dire ottenere il risultato sul posto senza bisogno del laboratorio. E ora l'altro focolaio, in questo momento il più grande, 61 i positivi al coronavirus riscontrati tra i profughi, tra i richiedenti asilo e gli operatori nell'ex caserma militare Zanusso di Oderzo nel Trevigiano, sono i dati della prefettura dopo che l'ULS 2 ha comunicato l'esito dei tamponi. Nei giorni scorsi i migranti ospiti nel centro di accoglienza, dopo l'individuazione tra di loro di 5 casi di positività, uno anche ricoverato in malattie infettive, avevano opposto un rifiuto a sottoporsi alla verifica e le autorità avevano deciso di isolare del tutto la struttura. I soggetti positivi sono stati messi in quarantena all'interno dell'ex caserma e per l'ulteriore conferma della positività bisognerà attendere nelle prossime ore l'esito di un altro tampone. Reparti ormai da quasi tutto esaurito, siamo negli ospedali, i medici si auguravano che la seconda ondata arrivasse più tardi, ma le vacanze sarebbero state affrontate, secondo loro, un coro unanime, con troppa leggerezza. Intanto andiamo a Vicenza, si preparano gli ambulatori e le sale d'attesa per chi arriverà, e saranno tanti a fare il tampone. Sentiamo. Un cantiere aperto. L'ospedale si prepara all'inevitabile, oramai escalation di casi positivi al Covid. All'ambulatorio dedicato del San Bortolo di Vicenza si stanno allestendo delle temporanee sale d'attesa, nuovi spazi al riparo dalla pioggia e dal freddo che porteranno con sé il virus 19 e tanta gente a fare la fila per il tampone.
In questo momento abbiamo separato la linea pediatrica dalla linea adulta, diciamo, e poi abbiamo a disposizione tutti i giorni alcuni infermieri che escono e vanno nelle scuole. È la squadra tamponi, salita a 24 elementi tra infermieri e 4 amministrativi. Da ottobre e novembre riprendiamo lo screening dei dipendenti perché è doveroso salvaguardare la loro salute per salvaguardare la salute di tutti. Perché chi lavora in ospedale è già a pieno regime Covid. Siamo dentro di brutto, nel senso che anche se ne parla ancora poco, noi abbiamo già dei pazienti ricoverati. 8-9 pazienti su 10 in malattie infettive, 10 posti letto occupati su 11 disponibili nel settore Covid di pneumologia, 1 in rianimazione. In pneumologia il più giovane ha 43 anni, la paziente più anziana 92. E gli operatori hanno ripreso la lunga vestizione prima di visitare un paziente infetto. Sarà legata dietro per garantire la schermatura completa, perché poi quel camice verde sarà contaminato e quindi dovrà essere rimosso con una procedura molto rigorosa al contrario. Pensavamo di poter arrivare a questa situazione un po' più in là, sinceramente, nel tempo. Verso fine ottobre, in coincidenza col cambio delle condizioni climatiche, ma l'effetto vacanze e il libera tutti hanno anticipato i tempi. Diventa un obbligo anche morale, oltre che il più economico, mantenere la distanza, igienizzare le mani, indossare la mascherina. L'osservanza di queste misure molto semplici è l'unica possibilità che abbiamo per frenare la rapidità di contagio del virus corona. E a proposito di mascherine, abbiamo sentito nel servizio d'apertura come ci sia l'obbligo di indossare le mascherine sempre anche all'aperto in 3 comuni bellunesi della Val Comelico. Anche altri sindaci, un po' macchia di leopardo in tutto il Veneto, hanno annunciato che se il distanziamento sociale e le normative anticontagio non verranno rispettate, tornerà l'obbligo dell'utilizzo della mascherina anche nelle strade e nelle piazze, insomma in qualsiasi luogo pubblico e a qualsiasi ora del giorno e della notte. La maggiore preoccupazione è rivolta all'esterno delle scuole, per esempio, o dove i ragazzi sostano per prendere il bus e fuori in generale dagli istituti, ma anche dai locali. Sentiamo. L'autunno e la riapertura delle scuole purtroppo hanno portato con sé anche l'aumento dei contagi. Il fenomeno era previsto e la situazione sembra ancora sotto controllo. Tuttavia diversi amministratori, per far fronte agli assembramenti e al rischio diffusione del virus, hanno annunciato che se la situazione dovesse peggiorare sottoscriveranno delle ordinanze restrittive che potrebbero prevedere anche l'utilizzo della mascherina all'aperto. Allora, se potete sparpagliarvi un po' di più. C'è una forte preoccupazione per quanto accade nelle scuole. I dirigenti chiedono cautela e prudenza, ma a volte questo non basta. Non appena gli studenti varcano il cancello d'uscita, abbassano la mascherina, non rispettano il distanziamento sociale e sembrano totalmente dimentichi dell'emergenza sanitaria ancora in atto. So che il sindaco ha intenzione di seguire un po' le direttive della regione ed emanare al più presto un'ordinanza per impedire agli studenti di fare assembramenti e invitarli invece ad usare sempre la mascherina. Conto molto sul senso di responsabilità dei ragazzi che arrivano da tanti comuni intorno a Schio e anche la responsabilità da parte dei genitori. Non solo scuole, l'obbligo di utilizzare la mascherina all'aperto potrebbe scattare anche nelle città, ma cosa ne pensano i cittadini? Forse sarebbe bene utilizzarla sempre. Però insomma capisco pure che quando non c'è niente. Io faccio sicurezza sugli altri, ma quando che quelli sono senza mascherina, a me fanno paura, dico la verità. E lo dovrebbero fare tutti, non costa niente, non capisco perché ci sono tante storie. Farebbe bene agli anziani, ai bambini, a tutti quanti. Meglio questo che richiudere tutto. Questo dispositivo di protezione personale continua ad essere richiesto nelle farmacie. Le più richieste sono sicuramente le chirurgiche. Le mascherine sicuramente danno un'ottima protezione, per cui è importante usarle per davvero. Serve mantenere la distanza, serve il gel, servono le mascherine, servono soprattutto a scuola anche termometri digitali e termoscanner. Andiamo a Verona. Nidi e scuole dell'infanzia anzitutto, ma anche istituti comprensivi, CER e uffici. A beneficiare dei termometri digitali donati al Comune di Verona da Ates Medica, realtà veronese attiva da un trentennio nella distribuzione di presidi sanitari, saranno anzitutto le scuole dei più piccoli. 29 apparecchi andranno ai nidi comunali, 23 alle scuole infanzia del Comune e 18 a quelle statali.
poi 21 ai comprensivi e 7 ai CER, 2 infine alla direzione delle politiche educative del comune. Abbiamo pensato di fare questa donazione alla collettività e quindi al comune di Verona per cercare di sensibilizzare, comunque di aiutare quelle che sono le famiglie piuttosto che le scuole nella gestione appunto del Covid, dando la possibilità di misurare la temperatura ai bambini durante l'orario scolastico. Io li ringrazio veramente perché effettivamente stiamo affrontando grandissime difficoltà nella fornitura dei dispositivi sia alle nostre scuole, alle scuole dell'infanzia, agli asili nido e anche alle scuole statali. Quindi avere un po' di scorta, è successo ancora che improvvisamente uno è andato in tilt e voi capite che quando ne abbiamo uno in tilt praticamente blocchiamo l'accesso dei bambini, quindi è tutta provvidenza che arriva. Una liberalità assai apprezzata da Palazzo Barbieri in un momento in cui sono 19 in territorio comunale le classi con un caso o più di positività al Covid-19, ma la quarantena è scattata solo in 2 gruppi di alunni e relative insegnanti di altrettante scuole materne. Mentre ora ci si dovrà attrezzare per i tamponi rapidi avallati dal governo su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, oltre che dopo richiesta del presidente veneto Zaia. Ates Medica ha contattato il Comune di Verona tramite l'associazione Anavi Nascere per Vivere. E si infiamma la polemica e lo scontro anche politico sul Nevegal. Nella notte ignoti hanno affisso presso lo stabile della locale scuola di sci striscioni offensivi nei riguardi del primo cittadino del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Nessuno di noi si è scomposto per questa situazione, ha dichiarato il sindaco, ricordando l'impegno per un progetto che il comune non sarebbe tenuto a portare avanti. Sentiamo. Si accende ancora la polemica sul Nevegal. Nella notte ignoti hanno affisso nei pressi dello stabile della locale scuola di sci degli striscioni recanti epiteti ed offese nei confronti del sindaco di Belluno e dell'amministrazione comunale, che poi sono stati prontamente tolti personalmente dal direttore della scuola di sci, Molin, che ha dichiarato l'estraneità della struttura da lui rappresentata ai fatti. Noi abbiamo saputo questa mattina da qualcuno che mi ha telefonato alle 9.30 circa e io mi sono recato immediatamente in Nevegal e ho provveduto alla rimozione degli stessi, insomma degli striscioni. L'esposizione è durata alcune ore. Un gesto andato in scena ad alcuni giorni di distanza dall'annuncio del sindaco in merito al passaggio degli impianti dal privato al comune, che non si concluderà prima della prossima primavera. Pronta la reazione del sindaco Massaro. Non ci spaventa, non ci sorprende, fa parte un po' del gioco e quindi nessuno di noi si è scomposto, insomma, per questa situazione, per quanto possa essere poco elegante e spiacevole. Ringrazio invece gli operatori del Nevegal che si sono dissociati da questa iniziativa e questo sta a significare anche il fatto che evidentemente si vuole lavorare per costruire qualcosa nel Nevegal e non per distruggere invece. Noi siamo impegnati da tempo, ricordiamoci che ci stiamo impegnando su un progetto che non saremmo tenuti a portare avanti noi. Noi non siamo un privato imprenditore e sapete che esiste una sentenza che dice chiaramente che il comune non se ne dovrebbe occupare perché non è un servizio pubblico quello degli impianti in Nevegal, ma un servizio di tipo imprenditoriale. E gli impianti a fune non sono di competenza comunale ma regionale e il turismo anche non è competenza comunale ma regionale. Nonostante questo, siccome nessuno si muove, ce ne occupiamo noi, ci mettiamo la faccia e quindi siamo pronti ad assumerci la responsabilità di portare avanti un progetto affinché si possa continuare anche con l'impiantistica in Nevegal. Lo facciamo mettendoci la faccia, prendendoci la responsabilità e quindi ogni tanto prendendoci anche dei contraccolpi o dei colpi bassi da parte di qualcuno, ma insomma fa parte del gioco, non ci spaventa. E lo avete sentito dai titoli, è diventato virale in breve tempo un video girato nel veronese a Bussolengo che documenta la performance di un uomo che sfreccia a bordo di un monopattino tra le auto a 90 km all'ora. Sentiamo. Cioè siamo ai 90 all'ora e davanti a me un monopattino che ha superato tutto. A 90 all'ora, senza casco, a bordo di un monopattino elettrico. Il video che documenta l'incredibile performance è stato girato a Bussolengo nelle campagne veronesi ed è presto diventato virale sui social. Non ci credo. Ai 90 all'ora. Fantastico sto qua. Il racconto dell'automobilista ben documenta l'incredibile performance dell'uomo a bordo del monopattino che supera una serie di auto sprezzanti del pericolo per se stesso e per gli altri in barba alle severe norme del codice della strada che peraltro fissano un massimo di 25 km all'ora il limite dei monopattini elettrici.
Il video, rilanciato fra gli altri sui social dall'ex calciatore Aldo Serena, sta raccogliendo centinaia di commenti. Gli utenti si dividono tra chi parla di comportamento molto pericoloso, che andrebbe seriamente punito, e chi invece, non pochi a onor del vero, critica più l'automobilista autore del video, girato mentre guidava a 90 all'ora, che l'uomo in monopattino. Verona, una delle prime città d'Italia dove il fenomeno monopattino ha preso piede, ha già registrato in passato altri episodi di cronaca, con incidenti e multe ai troppo spesso spericolati autisti di un mezzo, decisamente alla moda, ma spesso usato in modo troppo spregiudicato. Il rimorso per quello che aveva fatto decenni prima probabilmente lo continuava a tormentare nonostante fossero trascorsi 40 anni. Un uomo restituito in modo anonimo 200 euro a un amico al quale aveva rubato in casa 400.000 lire, l'importo dello stipendio. A raccontare la vicenda è stata la vittima del furto, un ex sindacalista mestrino, oggi in pensione. Erano gli anni delle lotte operaie, gli anni 70, e la casa dell'uomo, una figura di spicco anche nel Partito Comunista di allora, era uno spazio aperto, tra virgolette, per l'incontro di persone, di militanti, di attivisti del sindacato. L'autore del furto dello stipendio non era mai stato individuato, ma neanche nemmeno mai cercato. Qualche giorno fa l'ex sindacalista ha trovato nella cassetta della posta una busta anonima con all'interno 200 euro e la spiegazione anche del gesto. Molti anni fa, quando lei abitava vicino al cavalcavia di Mestre, le sono stati rubati dei soldi. Questa è la cifra corrispondente, queste le parole che vedete insomma nella lettera anonima che è arrivata 40 anni dopo. Come annunciato dal ministro Azzolina, ministro dell'istruzione, dal 22 ottobre prenderanno il via le prove del concorso straordinario per l'ammissione in ruolo del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 200, secondo quanto dicono i sindacati, i docenti coinvolti nella sola provincia bellunese. E a Belluno, a 15 giorni dall'avvio delle scuole, rimangono tuttavia scoperte almeno 500 cattedre. Sentiamo. Prenderanno il via il 22 ottobre le prove del concorso straordinario finalizzato all'immissione in ruolo di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, lo riporta il sito del Ministero dell'Istruzione e, secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali territoriali della scuola, almeno 200 sarebbero gli insegnanti bellunesi potenzialmente coinvolti. A 15 giorni dall'avvio dell'anno scolastico intanto a Palazzo Butta Calice continuano a ritmo serrato alla presenza dei sindacati le operazioni per cercare di risolvere il problema delle numerose cattedre attualmente ancora vacanti in provincia. Stiamo procedendo alle nomine dei supplenti per il primo e il secondo grado di istruzione, quindi per le scuole medie e per le scuole superiori. Abbiamo nominato fino adesso circa 250 supplenti per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria e per il sostegno. Quindi adesso mancano all'appello circa 500 supplenti. Il dirigente scolastico di Belluno, tuttavia, a 15 giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, tratteggia un bilancio roseo. Ancora qualche problema di spazio, qualche problema nei trasporti, però complessivamente siamo abbastanza positivi. In fase terminale i lavori di edilizia leggera messi a punto dall'ente provincia nelle scuole superiori del territorio per garantire il rispetto delle linee guida del Ministero. Oggi in consiglio provinciale abbiamo fatto la variazione di bilancio per quanto riguarda i container, o meglio i moduli che ci servono per il Galilei e per il Calvi Rainier, per cui io mi auspico che entro breve tempo si possano avere, ottimisticamente diciamo a metà ottobre. 1 milione di euro la variazione di bilancio per l'acquisto dei moduli effettuata dall'ente provincia. Un nome che ha fatto sognare milioni di donne. Una storia fatta di persone, di cuore, di desideri realizzati. Lei, Giuliana Teso, i suoi modelli, i materiali lavorati con maestria, cappotti, morbidi capi e accessori di pelliceria sapientemente mimetizzati da non sembrare nemmeno le pellicce di un tempo. È l'evoluzione del marchio Giuliana Teso. Da oggi, nello storico showroom a Vancimuglio Vicenza, unico punto vendita nel mercato mondiale, Giuliana Teso, a prezzi inimitabili. Andiamo adesso in Laguna, Venezia, la vedete alle mie spalle, una piazza San Marco allagata, prevista una marea eccezionale,
130-140 centimetri, dice il centro previsioni maree per la giornata di sabato. Le dighe del Mose sono però pronte ad entrare in funzione e sarebbe la prima volta, al di là degli esperimenti delle settimane scorse. È arrivato il momento di usare il Mose. A meno che il centro maree non ridimensioni le previsioni per sabato 3 ottobre, il momento topico è dietro l'angolo. Secondo gli studi dei tecnici di queste ore, l'acqua potrebbe salire fino a 130 centimetri sul medio mare a Punta della Salute. La misura indicata dal commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, per far alzare le 78 paratoie d'ora innanzi fino al 2021. Dal prossimo anno si interverrà anche con la marea più bassa, secondo i programmi. Intanto, come dei giocatori di poker, siamo arrivati al vedo e tutti gli occhi sono puntati sulla marea sostenuta che Venezia si attende per il prossimo fine settimana. Un livello temuto perché a 130 si allaga la metà del centro storico, per l'esattezza il 46% della superficie, con relativi disagi e con i danni causati dalla salsedine al patrimonio edilizio. A decidere per la messa in funzione dell'imponente impianto unico al mondo non saranno comunque soltanto le previsioni, ma anche le decisioni del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato, allertato in queste ore. In questo momento c'è un grande fermento tra i tecnici e anche tra i politici, perché non si tratterebbe di un test in assenza di vento e con mare calmo, ma si tratta di fare sul serio, di fermare il vento di scirocco, che tornerà, sembra, alla velocità di 16 km orari, alzando le temperature e la tensione. Al Provveditorato c'è un grande fermento per capire se ci sono le condizioni per l'attivazione e, se sì, come farlo. Il Mose potrebbe entrare in funzione totalmente o parzialmente. Venezia attende questo momento dal 1966, quando una marea straordinaria di 194 centimetri ha mostrato al mondo che la città è a rischio e dopo 54 anni potrebbe scattare la rivalsa sulla natura da parte dell'uomo. Peccato che i test non siano ancora stati completati. L'11 ottobre era infatti prevista un'altra prova generale. Ognuno combatte con le proprie armi e l'arma vincente della natura è l'effetto sorpresa. Verona è una delle 10 province scelte dalla Polizia di Stato per la distribuzione di un diario scolastico speciale dedicato ai temi della legalità per combattere anche la baby gang, le baby gang e il cyberbullismo. Sentiamo. La sirena suona, ma per fortuna stavolta senza allarme, perché siamo alla scuola primaria Le Notti, alle Golosine, dove i ragazzi di quarta sono stati buoni buoni ad ascoltare i dirigenti della polizia, che hanno regalato loro un diario sulla legalità, accalcandosi dopo su moto e volanti, dove tanti di loro hanno oculato il sogno, da grandi, di diventare come quegli uomini in divisa. Educare i giovani a questa età è importante perché le notizie di baby gang in azione sono sempre di più, così come le risse tra ragazzi puntualmente riprese da decine di telefonini. Noi continuiamo a dare attenzione anche ai social, perché i social nel bene e nel male rappresentano una parte di fenomenologia che va seguita, perché purtroppo possono andare poi a sfociare nel patologico. Dall'anno scorso nelle primarie c'è un corso di educazione civica che viene sviluppato in maniera trasversale rispetto alle materie per 33 ore alla settimana. Certi episodi che prima rimanevano circoscritti al quartiere, attraverso i social adesso hanno un'amplificazione pericolosa. Soprattutto qui si lavora nel mondo della scuola. I ragazzini tendono sempre a essere più, sono nativi ormai digitali di fatto, però spesso utilizzano, come dire, i social in maniera molto diretta, senza avere consapevolezza. Anche spesso i genitori non sanno, ad esempio, che WhatsApp sarebbe vietato sotto i 14, però sfido tutti non trovare qualcuno che ha 10-11 anni, il ragazzino che ha il cellulare, che usa WhatsApp con gli annessi e i connessi. Con la guida di Geronimo Stilton vengono affrontati temi di salute, sport, ambiente, integrazione sociale, educazione stradale, l'utilizzo di internet, ma anche i fenomeni di devianza. Accordo siglato tra Regole d'Ampezzo e Polizia, i poliziotti sorveglieranno e percorreranno, soprattutto d'estate, i sentieri in montagna anche in bicicletta. Alla Casa della Regoles di Cortina, alla firma del protocollo d'intesa collaborazione per la sorveglianza dei territori di montagna lungo i sentieri e nei rifugi dolomitici nella stagione estiva tra il questore di Belluno e il presidente delle Regole d'Ampezzo.
un atto che rende definitiva una sperimentazione avviata ad agosto 2019 con controlli dal centro cittadino ai rifugi e in alcuni casi anche operazioni di soccorso a persone. Il servizio viene effettuato con 4 bici elettriche fornite gratuitamente da Pinarello. Gli operatori che le utilizzano provengono dal centro di addestramento alpino di Moena e sono altamente specializzati nel servizio in alta quota, tutti in possesso di abilitazione di guida alpina o di manovratore di corda. Caschi e divise sono stati acquistati dalle regole d'Ampezzo e ceduti a titolo gratuito alla polizia. Nel solo mese di agosto sono stati percorsi oltre 850 km su piste ciclabili e sentieri di montagna, sono state identificate 385 persone ed effettuati 111 interventi di soccorso. Dopo Vicenza e dopo Padova riapre anche la Fiera di Verona, oggi il primo giorno, allora vediamo com'è andata. La Fiera di Verona ci aveva provato spostando Vinitaly da aprile a giugno. La pandemia purtroppo non consentirà ancora per almeno un anno un'attività normale. Per questo la SPA veronese si sta riorganizzando, mescolando presenza fisica tipica delle fiere con il digitale. Con la Lectio Magistralis dell'archistar Stefano Boeri, il papà del Bosco Verticale, la Fiera di Verona è ritornata ad aprire le proprie porte e ad ospitare i primi visitatori. Uno sforzo che è stato apprezzato dal sindaco di Verona, che ha ricordato come i due asset più importanti della città, Arena e Fiera, si debbano reinventare in questo periodo. Sicuramente il digital assumerà degli aspetti interessanti perché permette di tenere a contatto con tutti i nostri clienti e operatori e tenere i contatti per 365 giorni all'anno e agevolerà delle cose e quindi crediamo che ci sarà un'ottima integrazione fra digital e fisico senza sostituire il fisico, che sarà sempre necessario e molto interessante. Per Marmo Macarristart ci sono 22 paesi collegati con gli eventi di questi giorni. La scelta di non proporre la fiera tradizionale era stata presa con gli operatori soprattutto in virtù delle difficoltà di spostamento da un paese all'altro. È questa la fiera più internazionale di Verona. Da Fiera Cavalli a Opera Wine nelle prossime settimane, nel rispetto delle norme, il quartiere ritornerà ad animarsi. Partiamo anche con un evento come quello di oggi, che è un evento fisico, anche per cominciare a far vedere che il quartiere fieristico si può usare in sicurezza, nel rispetto delle norme che vengono via via assegnate a queste strutture, e quindi dedichiamo questo convegno in parte al tema dell'architettura, in particolare rapporto al mondo della pietra naturale, e poi avremo in collegamento il sottosegretario al commercio estero Di Stefano, che ci aggiornerà su qual è lo stato degli ultimi provvedimenti che il governo intende fare o ha già fatto per il settore fieristico da un lato e per lo sviluppo del commercio internazionale dall'altro. E questo era anche l'ultimo servizio per quanto riguarda questa edizione del TG Veneto News. Seguiteci anche nella nostra pagina Facebook. Grazie a tutti per l'attenzione. Ci rivediamo domani ai consueti orari. Arrivederci. CNC Service, assistenza elettronica e meccanica per macchine e utensili a controllo numerico Fagor, Fanuc, Mitsubishi, Siemens, Heidenheim, Castel Gomberto, Vicenza.